Questa è la piana di Bagan, dove ci sono decine e decine di questi templi a perdita d'occhio. Ci siamo persi il viaggio in mongolfiera perché per i prossimi giorni era sempre piena e quindi è sfumato il sogno di Guga. Ma anche da qui è spettacolare. Il lago, oh, paura! No, io non vado là. Guarda che si può ancora salire, eh. Foto, questa è una foto, non è da riprendere così. Cioè, è anche da riprendere. Però la foto rende di più. L'hai fatta con una bella foto di qua? Sì. Ma proprio di qua? Sì, di lì. Di lì, di lì. Che meraviglia, ragazzi. Fammi vedere. Eccolo, aspetta, aspetta. Eccolo, Bu. Io Buddha. Sembra un monastero. Questo è il... Come si chiama? Il più grande tempio di tutta la piana di Bagan. Ed è veramente enorme. Qua siamo all'interno, che di solito dentro c'è un piccolo spazio, si gira intorno a un Buddha. Invece qui sembra di essere un monastero, potrebbe essere sì un monastero di quelli che ci sono in Toscana. La signora suona le campane. Quadri fatti con la sabbia, forse prima o poi ne compro uno. Marionette, teste di Buddha di tutti i tipi. Questo è sulla Ueni, sulla Mani, qualcosa tipo sulla Mani, è uno dei più belli e visitati. Questo è molto molto bello, tutto dipinto. Qui c'è un elefante affrescato sul muro con tanto di baldacchino. Qui ovviamente c'è un enorme Buddha che adesso... Qua dovrebbe esserci il faccione, eccolo lì. Le sue orecchie sempre belle lunghe e la manona. Non è proprio la Cappella Sistina, ma non tutto il mondo è l'Italia. E qui ci starebbe bene una faccina sorridente. Dovremmo riuscire a salire un po', infatti vedo anche lassù dei turisti. Ecco. No, no, ma dai, beve l'acqua dalla stessa tazza dove bevono loro. Bravo turista, perché quella della bottiglia no? Ok.
Abbiamo fatto anche questa, sempre a piedi scalzi. Il viandante può bere, non morirà mai di sete in questi posti. Ma anche in apertissima campagna ci sono ogni tanto dei baracchini con l'acqua, tipo questi, magari più brutti, magari un albero. Che è successo? Mal di stomaco! Ti stai sentendo male? Sì. Ti vengono gli strizzotti? Sì. La dea della diarrea ti colpirà. Da dove si comincia a riprendere? Da dove si comincia quando c'è una meraviglia di questo tipo? Cosa dobbiamo vedere? Per esempio questi templi in mezzo al verde. O per esempio quelli laggiù, o quelli lontanissimi, o le montagne che si stagliano in fondo. Oppure queste gugliette che fanno parte qui di questo tempio più vicine. Sembrano messe tutte nella stessa direzione. Chissà se è un effetto ottico oppure se effettivamente c'è un perché. Sono le 2:30 di pomeriggio e noi camminiamo in questa landa assolata per vedere più templi possibili. Solo pochi intrepidi. Solo pochi intrepidi sfidano il caldo. Qualcuno per necessità, come questo contadino, con i suoi buoi. Qualcuno per diletto, come questo signore con la maglia blu. Una delle pagode che troviamo più singolari si chiama Manuhapaya. All'interno 4 enormi Buddha, di cui 3 seduti e 1 disteso. Le statue sono costrette in spazi molto angusti che danno un senso di soffocamento. Pare sia stata fatta costruire da un re sottoposto a un lungo periodo di prigionia e che la situazione delle statue voglia proprio simboleggiare la sofferenza del sovrano in una angusta cella. Cioè, tutto quell'oro che si vede è un enorme Buddha. È un enorme Buddha in una stanzina piccola. Ecco, lì c'è la mano. È un altro enorme Buddha che sta a fianco a quello di prima. Mamma mia, ragazzi, questi sono veramente pazzi. Cioè, io per riprenderlo come devo fare? Non si può. Ti devo prendere a pezzi, vabbè, ti filmo le dita così. Ecco qua, questo è il davanti del Buddha e però c'è di nuovo chiuso di qua e chiuso di qua. Boh, finito. C'è un Buddha. Secondo chi guarda, cosa ci sarà in questo pertugio? Si riconosce una bocca sorridente, potrebbe essere un Buddha. Andiamo a vedere. Ecco un faccione di Buddha. Ecco un corpone di Buddha. Come si chiamano quelli sdraiati? Reclining Buddha. I turisti vagano per la piana dei templi con molti mezzi, chi in macchina, chi in bicicletta, chi in calesse. Tra i mezzi di trasporto più singolari, i bullock cab,
sono taxi trainati da buoi bardati a festa, come questi che scarrozzano turisti occidentali. La giornata si avvia verso la fine e noi ci avviamo verso la pagoda da cui ammireremo il tramonto. Lungo la strada, la luce del sole ormai basso rende ancora più affascinanti le vedute. Ogni tanto qualche piccolo inconveniente aggiunge un pizzico di realtà a questa vista che altrimenti sembrerebbe frutto solo della nostra fantasia. Posso venire? Sì, non ci sono grandi. Lo spettacolo della Piana dei Templi al tramonto è uno di quelli che ti colpiscono il cuore e ci rimangono per una vita. Come
Come fai a fare? Ti do un lamai. Ti do un lamai. Niente. Volete da me? Cerchiamo di catturare la luce e i colori del crepuscolo in questo posto stupendo, ma non c'è niente da fare, è proprio impossibile. Questo è quello che siamo riusciti a fare. Il resto ce lo portiamo con noi.